Niente, il 23 novembre del 1980 è una data che rimarrà indelebile nella testa mia, ma credo di tutti quelli che l'hanno vissuta. È stato un momento terribile che ha lasciato gli strascichi per anni. Io credo ancora di averli. Cioè, io appena sento un tremolio minimo, io guardo subito lampadario. Tanto a casa mia volevano, quelli che hanno fatto i lavori volevano mettere la controsoffittatura. Ho detto, ma che capite? Almeno se avevo un sismografo dentro casa, non esiste. Ho avuto dei tic, avevo 10 anni, per anni ho avuto dei tic, cioè facevo con gli occhi così. E mio padre, devo dire la verità, da grande neurochirurgo, non laureato, ma di fatto trovò subito la cura. Cioè, io appena mi faceva così, mio padre faceva, fallo un'altra volta, e tabat. Quella è stata una cura efficacissima, perché appena uscivo per fare, mio padre faceva, fallo, e non lo feci, non lo feci più. Cioè, ha risolto il problema, quindi io darei la laurea honoris causa in neurochirurgia a Mario Iudice. 23 novembre 80, tutti ci ricordiamo cosa stavamo facendo alle 19:20 di sera. Noi, io, mia sorella di 7 anni, mia madre e mio padre tornavamo da una comunione, quindi immaginate come si sfrandumate, sfatto, come si poteva stare dopo una cerimonia negli anni 80. Torniamo, mio padre si stava spogliando, stava vedendo del calcio in TV, non so se il 90° minuto una partita, all'improvviso vide la tenda della camera da letto muoversi. E mio padre subito ingolpò chi? Me e mia sorella. Stato facendo, non vuoi, sto prendendo la partita. E noi, babbo, guarda, noi siamo terribili, ma raccaffa muovere proprio palazzo, parlo proprio esagerato. Da quell'illuminazione, un terremoto! Non sapevo anche che lei era studiata, ma figura, mi ricordavo poi precisamente in che cosa consisteva. Fuim! Ognuno scappa come stava, mio padre scappa, cagannottiere camuta. Arriviamo nel corridoio, il palazzo trema in un modo terrificante. Mia madre ci abbraccia a me e mia sorella e con grandissimo ottimismo che va sempre contraddistinto, dice, guai tu, stiamo morendo. Disse, mamma, grazie, grazie per infondere sempre questa positività. Mio padre riesce ad aprire la porta, ma casa mia c'era un ballatoio con un altro cancello in cui vivevamo la mia famiglia, la famiglia D'Agunzo, che era una famiglia di grande rispetto, di grande pregio. Il professor D'Agunzo, capofamiglia, professore d'inglese. All'epoca il professore d'inglese a Bar era percepito come uno, come un lord, come uno della famiglia reale, diciamo. C'era rispetto con mio padre, tutte le mattine, il professor D'Agunzo, good morning, messa a Iodice, mio padre, buongiorno. Vicino a questo cancello che ci separava dalle scale, quindi dalla via di fuga, professor D'Agunzo, sempre col fare inglese, che cercava di aprire questo cancello, mio padre, la canottiera camutana, casa fregneva in da panza, ad un certo punto non ce la fece più. Tutto il rispetto per l'Inghilterra e per il professor D'Agunzo svanì in un attimo, che mio padre dice, amici, sono l'edana! Buttò per aria il professor D'Agunzo, che scaraventò contro il muro. Mio padre aprì subito la porta, scappammo per le scale, e l'immagine di quando uscimmo dal palazzo di Corso Bruno Buozzi a Barra, questo fiume di gente che urlava e piangeva, non si toglierà mai dalla mia mente. Poi abbiamo dormito per 10 giorni in una campagna a stessa Barra dove stavano dei miei parenti, i miei cugini, per 10 giorni a casa loro, praticamente nella loro terra, nel loro giardino. Loro infatti dicevano, dopo un po' dicevano, guarda, abbiamo sentito la televisione perché solo loro ascoltavano i telegiornali, mi sembra che è finito tutto. Ma quando mangiavi in maniera? No, 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 iate, iate, che è finito tutto. Abbiamo dormito per 10 giorni nella 127 di mio padre, e in quattro persone nella 127. Mio padre ogni tanto faceva pure scosse la stessa mente. Beh, è stato un momento che non dimenticheremo mai più, e per me è uno dei momenti più terribili e paurosi della mia vita, almeno fino a un anno fa. Chissà, non si può scutare. Ho detto, sempre sei.